Siamo con Giorgio Piccolo Roaz, qui in località Sega di Tambileno, dove ormai 50-60 anni fa era nata la mitica Roy Ski. Roaz Ski. Che era questa mitica fabbrica in Trentino che per un bel periodo ha prodotto sci di altissima gamma, di grande qualità. Sì. Come è cominciata questa avventura imprenditoriale? Chi eravate e anche quale tradizione familiare portavate avanti? Ecco, è nata perché mio padre ancora nel 25, essendo uno sportivo, sciava e andavano al lancio, partivano dal letto a piedi, andavano sul lancia, il Pasubio, facevano i suoi giri e si è inventato di farseli, cioè allora c'erano solo gli sci recuperati dalla guerra 14-18 dai militari, all'inizio usavano quelli e lui si è messo a farli, si è fatto venire il legno dall'America, l'Icori. E io ricordo che aveva le caldaie dove scaldava lo sci, lo gli piegava, li faceva. Però ha cominciato a farli solo per la Sa di Rovereto, cioè per gli amici, gli amici di compagnia, su quelli che andavano a sciare. Dopo piano piano è venuto uno a chiedere, ha cominciato a produrre e a venderli in giro anche per l'Italia. In che anni siamo? Anni 30, 40? Nel 900? Sì, nel 28, 30, 31. Dopo, non mi ricordo più perché io ero piccolo, aveva cominciato a fare gli sci da fondo, proprio non più lo sci normale da sci alpinismo, ma da fondo. E aveva creato una composizione di legno dove lui era riuscito a inserire delle parti in icori, che era un legno molto duro e che dava molta elasticità, quindi un bel ritorno per lo sci da fondo è importante, e con un'anima di un legno molto leggero, betulla mi parlo così, che era stato dai campioni di allora era stato valutato il migliore in assoluto, tanto è vero che quando hanno fatto le Olimpiadi invernali, non mi ricordo più, del 50, del 40, non so in quegli anni là, hanno fatto delle Olimpiadi. La Guardia di Finanza erano venuti a vedere se mio padre poteva dargli sci alla squadra di fondo. Solo che per poter dare questi sci doveva pagare una cifra, non so di che cosa. Mio papà non ha voluto. E allora hanno preso gli sci di mio padre e li hanno verniciati e hanno dato il nome della Persenico, che la Persenico era già una ditta un po' più strutturata e aveva la possibilità di pagare l'entrata in questo business. E poi a un certo punto sei intervenuto tu e hai dato dopo mio padre, siccome la falegnameria produceva dopo la guerra c'era bisogno di porte, di finestre, di serramenti eccetera, e l'era. Cioè, la falegnameria c'è sempre stata, ma era anche di mio nonno, quindi loro l'hanno portata avanti da mio nonno. Lo sci era una roba che l'era a parte, cioè era un qualcosa che facevano in modo parallelo. Avendo una necessità di produrre serramenti, porte, mobili, così, praticamente lo sci, dopo la guerra del 40, 41, 42, 43, niente, chiuso, la fabbrica è stata chiusa. Nel 45, 44, 45, quando hanno riaperto, hanno cominciato a fare solo porte e finestre. Perché lo sci non aveva nessuno a sciare, perché Poletti ne aveva cosa, insomma. E dopo l'hai ripresa in mano tu? Ecco, mio padre, quando ha visto che aveva tutte le macchine, aveva le presse, aveva tutto, è venuto questo qui di Biella a chiedere se gli vendeva tutto. E mio padre gli ha venduto tutto. Mi ricordo che era ancora del materiale che aveva tenuto ancora da prima della guerra, degli icori, e è partita la Victor Tua. Nella Victor Tua mio padre è stato molto intelligente perché si è fatto lasciare una quota. Questa quota veniva liquidata ogni anno con una quantità di prodotto, di sci. La Victor Tua era un'altra azienda che produceva era sci? Era una ditta che produceva sci a Biella, non so se c'è ancora o magari adesso anche chiusa. E noi le vendivamo questi sci della Victor Tua a Rovereto.
quando mi sono a un certo punto ho detto, ma perché vendere uno sci con un'altra marca quando praticamente lei i nostri sci, perché sono partiti con la tecnologia di mio padre. Allora sono stato a Biella, ho chiesto se potevano fare questi sci che, col nome Roas. Allora ho detto va bene, non c'è problema. Allora da lì è nata la Roas praticamente. Io vendevo sci Roas però prodotti dalla Vittor Tua. E siamo andati avanti fino al 67, 66, 67. Vendevo in tutta l'Italia, cioè da Firenze in su, vendevo da Firenze in su, da Torino a Trieste. Avevo una 27-28 rappresentanti e le cose andavano molto bene perché il mercato c'era, erano richiesti, tant'è vero che non si faceva fatica a vendere. Entravi nei negozi, ti chiedevano se... ti davano i soldi anche subito purché tu potessi mandare il prodotto in ottobre, per esempio, i primi di novembre. Erano sempre sci di legno? Di legno. Di legno, di fibra di vetro, no? È nato fibra di vetro, i metallici con l'alluminio. No, no, che era ben tutte le tre tipologie. Nel 66 io ho fatto l'incidente in macchina, praticamente mi è costato un sacco di soldi. Non potevo più finanziarmi perché lo sci è uno dei prodotti che tu finanzi oggi e recuperi quello che hai finanziato 17 mesi dopo. Quindi se tu fai, non so, un milione di fatturato, ti devi avere 1,5 milioni per tenere bella baracca, quindi che vuol molti soldi. Allora ero amico del Mario Varangoni, il Mario Varangoni mi ha detto guarda, se vuoi possiamo fare una società dove intervengo anch'io, eccetera. Allora ho valutata la mia e la sua, dice io faccio i gomoni, tipo Calegari e Ghisi, tu fai gli sci, così che è il prodotto sia invernale che estivo e le cose possono andare. Allora siamo partiti subito con lo sci. E cambia il nome, la società diventa? No, Roas S.P.A. Cioè prima era Roas di Alfonso Piccolo, per mio papà. Dopo è diventata Roas S.P.A. e lì è partita con molto entusiasmo a produrre a Rovereto gli sci. E allora sull'esperienza della Vittor Tua, che io conoscevo da anni perché la frequentavo come socio, capito? Abbiamo messo un impianto più innovativo, cioè più nuovo della Vittor Tua, perché nel frattempo era macchine nuove, eccetera. Puntando solo sulla plastica. Lì è nato completamente lo sci tutto in plastica, in fibra di vetro e metallo. Eravate tra i primi anche in Italia. Sì, direi di sì. È stata una pagina molto importante della storia dello sci trentino. È stato importante perché io ricordo che quando che poi dalla Roas S.P.A. io sono uscito, l'ingegner Meller di Monaco, che lui seguiva e sapeva tutte le cose che facevamo perché aveva un ottimo rapporto, una persona squisita, molto seria, ha fatto una festa a Monaco in mio onore, dove ha detto ti invito tutti i produttori di sci del mondo. E allora è stato 2 giorni a Monaco, a casa sua, che è una villa bellissima di fuori da Monaco, dove sono venuti da Lid, al Kasama, i tedeschi, Fischer, eccetera, dove si spiegava che ho capito, solo in quell'occasione ho capito che noi eravamo all'avanguardia più assoluta, cioè la tecnologia che avevamo noi era molto più avanti di tutti gli altri.